Benvenute nel mio canale a tutte le amiche che gli piace lavorare i ferri. Io ho molti video, diciamo così, di punti all'uncinetto, ma questa mattina volevo fare proprio questo punto qua ai ferri, perché mi è piaciuto moltissimo, lo stavo guardando in un giornale, prima di capirlo ci ho messo un pochino, però mi piace molto e ho voluto appunto fare questo tutorial per voi. Spero sia di vostro gradimento. È un punto, come poi dico anche nel video, che è utilizzabile per fare, insomma, bordi, sciarpe, copertine, quello che volete, perché poi dopo voi il punto qui lo fate come credete, è solo il bordo, tutto qua. Certo, per una copertina poi avrete solamente questa da una parte, forse è più adatto per una sciarpa. Vedete voi, vi lascio alla vostra fantasia. Ciao a tutti e grazie. Questo nuovo progetto montando un multiplo, cioè se ci servono da montare 10 maglie, ne dobbiamo montare 100. Se ce ne servono 5, ne dobbiamo montare 50. Adesso vi faccio anche vedere perché. Però è ovvio che non si lavorano tutte queste maglie. Allora, montiamo le maglie come se fosse già la prima lavorazione, diciamo, già fatta, nel senso che se voi volete montare le maglie in questa maniera, non va bene perché il primo giro comunque deve essere lavorato. Quindi io lo monterò o così. Vedete? Così, in maniera tale che è come se io lavorassi, oppure, che secondo me è la cosa migliore, lo montiamo in questa maniera, con tutti e due i ferri. Quindi facciamo qui, facciamo un cappietto per la prima maglia e adesso monterò 50 maglie, vedete? Come se lavorassi, perché poi passo questa e la riprendo nel ferro. Quindi facciamo così e la riprendo. Così e la riprendo. Quindi facciamo questa lavorazione e monterò 50 maglie. Volevo montare 50 maglie, ma ne ho montate 80 più 2 di vivagno, perché il vivagno comunque va fatto. Dunque ne ho montate 80, perché magari vi rendete conto se per fare una sciarpa potrebbe andare bene questa misura. Allora, il vivagno lo lavoreremo per questa volta al dritto, poi lavoreremo la prossima maglia al rovescio e la passiamo, scusate, la passiamo di qua al rovescio. Ora dovremo passare 9 maglie sopra a questa maglia che abbiamo lavorata al rovescio. Quindi faremo una, due, attenzione a non far sfuggire né la maglia che abbiamo lavorato né quella del vivagno che sta sull'altro ferro. 3. Se vi fa comodo e lo preferite, potete aiutarvi con un uncinetto, secondo me è la cosa migliore perché si fa prima. Dunque, vediamo un po'. Allora, 2 e 2, 4, sì. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Quindi queste 6, 7. Adesso vi faccio vedere anche con l'uncinetto, 7, 8, non vi fate impressionare dal fatto che si procede lentamente, e 9, perché in effetti non è un ferro che una lavorazione è che va fatta e ripetuta per tutta la sciarpa, ma solamente per fare il bordo. Quindi non io dico per la sciarpa, però ecco, questo lo passiamo di qua e abbiamo fatto. Ora tiriamo
e andiamo a lavorare la prossima maglia. Io ho detto la sciarpa, ma forse per una copertina ancora più bella, secondo me, per una copertina da bambini. Adesso ripassiamo di qua la maglia che abbiamo lavorato e vi faccio vedere come intervenire con l'uncinetto. Prendiamo un uncinetto, eccolo qua, e vi faccio vedere. Quindi 9 maglie abbiamo detto. Una, vedete che è più semplice con l'uncinetto, 2, 3, 4, 5, 6. Sette, otto e nove. Adesso ripassiamo il nove. Allora, ancora per rendere più facile la lavorazione, ecco, e tiriamo un po' prima di andare a fare l'altra maglia. Allora, per rendere più facile ancora la lavorazione, potete mettere qua quel cappuccetto che c'è per fermare le maglie quando mettiamo i ferri in borsa e non farle scappare. Quella potrebbe essere un'ottima soluzione. Quindi vi faccio ancora vedere come fare, ma non credo che sia una cosa molto complicata. Magari un po' è complicato passare queste maglie, però per il resto non mi pare proprio una cosa complicata. 2, 3, 4. Sarete più brave di me, ma io volevo farvi vedere questo punto perché mi è piaciuto tantissimo. Ok, io continuerò adesso da sola, anche perché praticamente per lavorare sto un po' scomoda, perché per farmi vedere da voi tengo i ferri messi malamente e quindi faccio molta fatica sia a lavorare che magari se li metto un po' meglio fatico di meno. Dunque, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tanto avete capito sicuramente come si fa, perché non è una cosa complicata. Ok, e ripassiamo questa senza lavorarla perché già l'avevamo lavorata. Andiamo a rilavorare quest'altra, ecco, che passeremo ovviamente da quest'altra parte e ripeteremo tutta l'operazione. Ci vediamo a fine ferro. Come vedete, ho fatto anche il vivagno, eccolo qui, ho finito, guardate come viene proprio bellino come bordo. Adesso dobbiamo andare a rimettere tutte le maglie che abbiamo tolto. Come dobbiamo fare? Intanto il vivagno lo lavoriamo al dritto. E poi montiamo, questa la dobbiamo lavorare al dritto perché l'avevamo lavorata al rovescio. E in questo spazio andiamo a montare 9 maglie, una, due, vedete come? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maglie e lavoriamo questa di nuovo al dritto. Ora andremo a fare la stessa cosa, cioè le 9 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Questa di nuovo al dritto
e rimontiamo nuovamente le 9 maglie. Ho montato le ultime 9 maglie, lavorerò il punto che avevamo lavorato alla rovescia al dritto e il rivagno al dritto. Ecco qui, questo è il bordino che verrà fuori. Adesso da qui in poi potete lavorare come volete e in qualsiasi punto va benissimo. Io spero che vi sia piaciuto. Vi ho dato anche questo consiglio di mettere un blocco qui in maniera tale quando lavorate non vi sfuggono le maglie, però insomma ci vuole un po' per farlo e ci vuole molta pazienza, però è un filo, è uno solo, non è che bisogna fare tutte le volte, quindi ok, vi lascio e grazie ancora. Se vi piacciono i miei tutorial iscrivetevi. Ciao ciao.